Salve a tutti e bentornati nel mio canale. Come ogni settimana, cerco di portare in video qualche articolo che ho scritto durante la settimana. Uno dei miei ultimi articoli su Today parlava dell'epididimite. Epididimite è condizione abbastanza frequente chiaramente nell'uomo. Abbiamo fatto un video e parlato in precedenza di che cos'è l'epididimo, per cui potete trovare qualche notizia in un video di poco precedente a questo. L'epididimo serve a far maturare gli spermatozoi. Quel processo che si chiama non spermatogenesi, che è la formazione degli spermatozoi, ma spermiogenesi, ossia la maturazione dello spermatozoo, che avviene appunto nell'epididimo. Questa struttura che ha una testa, un corpo e una coda ed è situata, diciamo così, rappresentata al di sopra del testicolo. Cosa succede? Che l'epididimo, attraverso il dotto deferente, è collegato anche alla ghiandola prostatica, per cui molto facilmente, per via cosiddetta retrograda, infezioni, batteri presenti a livello dell'uretra e della prostata possono contaminare l'epididimo. Dando l'epididimite, quella condizione di dolore, testicolo gonfio, spesso febbre, bruciori durante l'eiaculazione, che possono essere anche associati a bruciori durante la menzione se vi è una prostatite consensuale. Quindi una condizione di testicolo che dà molto fastidio, si gonfia, arrossato, tipico di un'infezione. Dico subito, differenziare da una situazione forse anche ben più urgente, che è la torsione del testicolo, che si può presentare con questi sintomi, ma che se non individuata e curata entro poche ore, può portare a una sofferenza definitiva del testicolo, cioè il testicolo si torce, quindi si autosoffoca, si autoelimina, non passa più sangue e va incontro a un vero e proprio infarto. Quindi non voglio allarmare, ma se un testicolo improvvisamente da un dolore forte si gonfia, e non riusciamo a capire qual è il motivo, immediatamente in pronto soccorso. Potrebbe essere una torsione del testicolo. Torniamo a cose un pochettino più tranquille. L'epididimite, che comunque non va presa chiaramente con superficialità. Prima cosa da fare, chiaramente insieme all'andrologo, eseguire se possibile una spermiocultura per cercare di individuare il germe presente. Spermiocultura che dico sempre di fare per germi comuni, ma anche per la clamidia, per la candida, per altre forme di batteri, di germi intracellulari e HPV, ultimamente lo chiedo spesso. E sarebbe da associare anche un tampone uretrale per la ricerca dell'ureaplasma. Fatto questo, chiaramente le terapie di attacco saranno terapie antibiotiche, talvolta intramuscolo, associate a terapie di tipo antinfiammatorio, curando anche secondariamente l'organo fornitore che potrebbe essere la ghiandola prostatica. Di solito le forme batteriche acute tendono a regredire con un successo terapeutico totale. La situazione si complica, e lo diventa purtroppo anche per l'urologo curante, quando queste forme di epididimite cronicizzano. Si parla di epididimite cronica, dove forse non esiste neanche più una contaminazione batterica se non saltuaria, che dà questo dolore sordo continuo a livello testicolare. A livello obiettivo, si vede poco in visita, forse qualche segno ecografico con ecografi di altissima qualità ed ecografisti di grande esperienza. E talvolta l'epididimite cronica può essere collegata a problemi urinari. Può sembrare strano, ma alcune problematiche di stenosi dell'uretra o di sclerosi del collo vescicale che impediscono un'ottima menzione possono, e per motivi legati alla retrodiffusione urinaria nei dotti eiaculatori, fornire costantemente a livello prostatico sali di calcio che si depositano, ma anche batteri. Questi batteri quindi colonizzano periodicamente la prostata e l'epididimo. Quindi nel paziente affetto da dolori al testicolo, nel quale stiamo orientandoci per una diagnosi di epididimite cronica, iniziamo anche a pensare ad indagare sulla performance urinaria. Potrebbe nascere da lì il problema. Come chiaramente sappiamo, anche un non totale equilibrio della flora batterica intestinale può portare a gravi dismicrobismi che colonizzano poi chiaramente la ghiandola prostatica e possono quindi dare un'epididimite. Quindi non voglio mettervi confusione. La forma acuta batterica è quella più semplice. Si individua, si fa la visita andrologica, chiaramente un'ecografia che non ho neanche nominato, ci mancherebbe, si escludono patologie più gravi e si inizia una cura di tipo antibiotico antinfiammatorio. Le forme croniche più subdole richiedono invece un'attenta monitorizzazione per capire la fonte del problema prostatico, intestinale, urinario,
talvolta nei dolori testicolari, questo esula dal contenuto di questo video, non dimentichiamoci che un dolore al testicolo, che magari, a cui magari diamo il nome di epididimite, potrebbe essere un problema di natura ortopedica, osteopatica, una compressione di fibre sensitive, causata quindi da problematiche ortopediche a livello del rachide o del bacino, che si riflettono a livello testicolare, ma il problema nasce da zone ben più alte. Con questo concludo, vi saluto, vi auguro un buon fine settimana e ci vediamo nel prossimo video. Un caro saluto a tutti.